Ho ricevuto il giorno dopo della mia presenza in tribunale una telefonata con un invito ad Arcore. Da Berlusconi Sì, e personalmente. io ho negato l'invito dicendo se voleva di contattare i miei legali. Tutto qui. Lei l'ha considerato un modo per convincerla a non Non lo rendersi? so, io è durata 10 minuti questa conversazione, poi magari quando ci sarà l'udienza con i magistrati farò presente anche di questa telefonata. Le ha detto qualcos'altro oltre che Non posso invito? aggiungere altro per il momento. Sono qui per la mia difesa perché sono innocente, quindi dovrò comunque fare in modo che tutto quello che è uscito in questi 10 anni sia chiarito dalla mia posizione, perché io sono innocente, non ho corrotto né preso soldi o estorsioni come risulta oggi, anzi sono solo una vittima di tutto questo processo. I toni non erano molto amichevoli, diciamo, e quindi non ho più rapporti con lui, quindi sentirmi chiamare dopo 24 ore, dopo mesi che non ti sento, è un po' strano tutto qui, non voglio aggiungere altro, però il fatto non Appunto. sussiste, quindi mi sono presa per 10 anni un appellativo da escort per nulla, perché io facevo tutt'altro nella mia vita. E ripeto, vengo da una famiglia per bene, ho sempre lavoravo nella televisione, nel mondo dello spettacolo, ma non grazie a lui. I miei contratti risalgono a prima, Rai, Sky e Esatto, senza tutto, senza raccomandazioni, raccomandazioni. mai. Anzi, conoscendo lui ho perso anche la mia La carriera faccia. televisiva, il mio lavoro e la mia dignità. Quindi Barbara, lei è consapevole che questo processo rischia 6 anni? certo, sono qui apposta per difendermi, per dichiarare la mia innocenza e fare luce su tanti punti, anche di persone che sono venute qui in aula più volte, anche persone che non ho mai visto in vita mia, che hanno Sì. fatto dichiarazioni su me e Alessandra, con dichiarazioni di persone mai Sì, viste siamo sempre anche. state, diciamo, etichettate come quelle che non siamo. Siamo due persone per bene, di buona famiglia, e invece ci siamo ritrovate sui titoli dei giornali come due criminali, due poco di buono. Che Tante volte abbiamo minacciavano. lasciato correre sperando che il buon senso, no, delle persone che venivano qua a testimoniare di fronte ai giudici dicessero delle cose vere, non delle falsità rispetto alla nostra persona. E io sono qua infatti come donna, per riprendermi la mia dignità, che nei 10 anni è stata calpestata, il rispetto e la mia immagine, e io ho il diritto di difendermi, ho il diritto di chiarire situazioni dove io sono stata coinvolta e per gente che aveva la responsabilità su quanto accaduto, che non si è voluto assumere mai le responsabilità, io onestamente non posso passarci io, E che rischiare una sono piccola condanna. così rispetto a un uomo così potente. Onestamente ho anche un po' di paura, le dico, perché Berlusconi ha io chiamato anche lei. sì, ma non ho risposto, Eravamo guardi. insieme quella Non ho sera. voluto rispondere sapendo che era lui, proprio perché poi la signora Guerra mi ha raccontato della telefonata e io non ho risposto.